Ciao ragazze, oggi è domenica, pranzo della domenica, sono sola, Alessandra sta riposando, sta dormendo, quindi io ne approfitto per pranzare, nonostante la bellezza del 13:40, quindi tardissimo. E avevo una voglia pazzesca di noodle, quindi mi sono fatta, farò una maxi abbuffata di noodle, ne avevo proprio voglia. E ho qui le mie bacchettine. Perché quando mangio i noodle o mangio cose giapponesi, se richiedono le bacchette, io cerco sempre di utilizzarle. In realtà ho anche quelle proprio mie, personali, però ho queste qui da fare fuori che mi avevano dato con il sushi preso al Carrefour, quindi le sfrutterò e poi le cestino. È 2 ore che cerco una posizione ottimale perché in tante mi avete detto che il piatto si deve vedere, però non avevo un rialzo adatto, quindi vabbè, qui lo vedrete già abbastanza, credo, no? Quindi spero vada bene. E vi ho messo su Instagram degli argomenti di cui parlare, perché in realtà ho detto ok, voglio fare un mukbang perché so che vi piace tantissimo, però di cosa parlo? E allora ho messo una storia su Instagram, quindi se ancora non mi segui su Instagram ti invito a seguirmi perché spesso vi chiedo a voi cosa vi va di vedere, cosa non vi va, quindi insomma vi chiedo sempre cosa ne pensate e potrete vedere magari dei pezzi di vita che nei vlog non si vedono, quindi insomma se vi va seguitemi, ve lo lascio qui sotto. E mi avete in realtà messo diversi argomenti, tutti abbastanza diversi tra loro. Tipo allattamento e svezzamento, che però ancora Alessandra non l'ho svezzata perché la pediatra ancora non mi ha dato il via, quindi non saprei tanto di cosa parlarvi. Intanto io direi che inizio a mangiare, magari mi verso anche l'acqua perché ho una sete pazzesca. Oggi fa di nuovo un po' caldo e quindi inizio a annaspare, mettiamola così. Non vedo l'ora di farvi un vlog, penso che domani farò un vlog perché ci sono stati dei cambiamenti nella nostra camera da letto, quindi voglio farvi vedere il lettino montato, tutto carino come abbiamo poi sistemato la nostra camera, quindi non vedo l'ora di rendervi partecipi perché voi siete anche le ziette virtuali di Alessandra, quindi mi fa molto piacere coinvolgervi. Non si sblocca il telefono, ovviamente sempre quando mi serve, ok? E appunto, a parte questo, quindi domani cercherò di fare un nuovo vlog così vi mostro tutte le news, però come argomento di cui parlare mi avete messo anche che cosa ne penso, ah no, come è cambiata la mia vita da quando sono diventata mamma. Potremmo iniziare a parlottare di questo, poi vedremo gli altri argomenti, ma allora diciamo che non so se la ragazza che mi ha messo questa domanda è a conoscenza del fatto che io ero già mamma prima e quindi non è che ho notato tanta tanta differenza. Ovvio che è innegabile. Ovvio che è innegabile. Che comunque con 2 figli la storia cambia, quindi non ve lo posso negare. Sicuramente, che fame ragazze, buonissimi. Sicuramente c'è molto meno tempo per me, a volte neanche il tempo di una doccia. Ringrazio che l'altro mio figlio ha comunque 7 anni, quindi è grande. È già indipendente, cioè autonomo nelle piccole cose, quindi andarsi a lavare le mani, queste cose qua le fa da solo, ovviamente, no? Anche la doccia se la fa da solo. E quindi sono molto avvantaggiata rispetto magari a mamme che hanno l'altro figlio di 2 o 3 anni, perché comunque lo devi ancora seguire abbastanza. Quindi su quello niente da dire, però a volte neanche il tempo di una doccia, magari perché la bimba piange più di un altro giorno, insomma. Ci sono sicuramente delle difficoltà, poi Federico adesso ha un'età in cui deve fare i compiti, quindi va seguito, non è più come la materna che fa i giochi a scuola, i disegni e arriva a casa e tutto tempo libero, no, lo devi anche seguire sui compiti, ricordargli di farli perché a volte non ha voglia. Quindi
C'è il pro e il contro. Cioè, essere diventata mamma per me è la cosa più bella del mondo, perché ti completa, perché conosci il vero amore. Perché finché non hai figli, sei convinto che il vero amore della vita sia l'amore, quindi il proprio fidanzato, il proprio marito, e sì, è amore, ma l'amore puro non lo si conosce finché non nasce un figlio, secondo me. È un'esperienza avere un figlio, che io auguro a tutti, a tutte le donne io lo auguro. È ovvio che spero davvero che mi rendo conto che non tutte sono fortunate come magari lo sono stata io, che ho due figli sani, che ho due figli che stanno bene. Scusate, ho avuto troppa fame. Quindi appunto vi dicevo, auguro veramente a tutte le donne di poter avere la fortuna di conoscere l'amore per un figlio. Detto ciò, la mia vita comunque, il mio amore smisurato per Fede non è dimezzato, ma si è moltiplicato anche per Alessandra, quindi essere mamma è comunque un'esperienza meravigliosa. Vediamo se ci sono altri argomenti. Allora, cosa ne penso dell'aborto? Mi avete chiesto. Domandona, non voglio alzare polveroni. Allora, sono abbastanza neutra, nel senso che io penso che in ogni caso, cioè, tendo a essere contro l'aborto. Preferirei, secondo me bisogna prendersi le proprie responsabilità. Mi rendo anche conto che però ci sono casi e casi, e quindi non lo so. Diciamo che grazie a Dio non mi ci sono mai trovata, quindi, come si suol dire, non puoi sapere cosa sarebbe giusto fare finché non ti ci trovi. Perché bisogna anche capire le varie situazioni, le varie difficoltà, i vari motivi per cui si è incinte, perché non sempre si è incinte perché o della persona che si ama, quindi ci sono casi e casi, Io dico l'onesta verità, venissi violentata e rimango incinta, non, di certo non mi verrebbe spontaneo dirvi ma no, certo lo tengo. Non è così semplice, insomma, però è un mio pensiero e tale rimane, insomma. Crescita di Alessandra e cambiamenti. Allora, siamo in una fase bellissima in cui ride tantissimo, inizia a interagire, è veramente emozionante, inizia ad afferrare le cose. Se avete visto il vlog, quello in cui ha fatto il vaccino, che credo sia il video che vedrete prima di questo, vedrete che gli abbiamo comprato un cellulare di praticamente della Chicco di peluche, che fa giusto il suono dove c'è i tastini, suono tipo trombettina. E lei inizia proprio ad afferrarlo, inizia ad esplorare, a guardarlo. C'è anche una sorta di specchietto davanti, quindi lei guarda i riflessi, inizia proprio a interagire ed è proprio una bella fase per lei. E anche per noi che la guardiamo, perché ci lascia affascinati. Scusatemi, ma vi ho la voce oggi.
ci lascia veramente affascinati. Poi, vita di coppia, pregi e difetti. Domandona difficile, nel senso che io posso essere molto critica su me stessa, ma non mi piace criticare gli altri. Vita di coppia, pregi e difetti, ma diciamo che io tendenzialmente non ho un carattere facile. Anzi, colgo l'occasione per dire che spesso mi trovo magari dei vostri commenti su Instagram, specialmente in cui mi dite che mi ammirate per la mia tranquillità, che mi ammirate per il meraviglioso amore che c'è tra me e Ricky. Però ricordatevi sempre, ma parlo per me come per chiunque altro youtuber, che su YouTube si vede ciò che uno vuole far vedere, o comunque non che si stia fingendo assolutamente, però si tende un po' come le fotografie, no? Non credo che molti di noi abbiano conservate delle fotografie in cui si piange, in cui si litiga, ma le fotografie sono sempre momenti belli in cui si sorride, feste di compleanno, battesimi, matrimoni, momenti di gioia, lauree, eccetera. Quindi capite cosa intendo, no? Anche io i miei difetti, anche Riccardo i suoi difetti, litighiamo anche noi. E non così poco come può sembrare, perché abbiamo un carattere molto forte entrambi. Lui è un ariete e io sono un toro. Quindi spesso non ci siamo trovati come pensieri, come punti di vista. Spesso non capiti, ma può succedere a qualunque coppia. C'è stato un momento di destabilizzazione, se così si può dire, comunque un momento di blackout dopo la nascita di Ale, un attimo di insomma di forti insicurezze da parte mia che non sono state capite al 100%, quindi purtroppo bisogna sempre trovarci sì nelle situazioni per capirle, e non sempre gli uomini riescono a capire magari una mamma che ha appena partorito. È una prerogativa degli uomini, secondo me, tendenzialmente, chi più chi meno, però non è semplice capire i disagi, la, un po' di depressione postpartum, le paranoie che vanno, che viaggiano nella testa. Tendenzialmente siamo entrambi molto testoni. Testardaggine sicuramente. Poi ci sono anche tanti pregi, come l'essere di cuore. Siamo entrambi due persone molto di cuore, che se possono aiutare qualcuno lo aiutano. Insomma, ragazze, è un argomento troppo vasto questo, durerebbe in eterno, io ho quasi finito i noodle. Però questo per dirvi che anche noi abbiamo dei difetti, anche noi litighiamo, quindi non temete. Poi, inizio dolori dentini postpartum, ho fatto un video, quindi vi invito in caso a cercare quel video. Inizio dolori dentini ancora no, perché è presto. Ringrazio chi mi ha scritto appunto che la principessa è bellissima, che ho in braccio e che la vita è il dono più bello, hai ragione. Dove ho trascorso le vacanze estive? Mi è stato chiesto anche questo. Ahimè, da nessuna parte, perché siamo stati a casa, proprio perché è arrivata la piccola insomma, non da così tanto, e ci sono diverse spese, quindi questa estate salta. Poi, farei un tatuaggio dedicato ad Ale come hai fatto per Federico? Assolutamente sì, aspetto solo di avere qualche soldino da parte per potermelo fare.
Però sì, l'intenzione c'è tutta, assolutamente. Voglio farlo per come l'ho fatto per Fede, lo farò per lei. E invece un altro commento che mi è arrivato, matrimonio, ma mi dispiace deludervi, non ci sarà nessun matrimonio. Però stiamo valutando, ci stiamo organizzando per il discorso battesimo. Quindi non vedo l'ora di organizzarlo insieme a voi, di rendervi partecipi di tutto. Mi prendo anche le bricioline perché ho proprio fame. Sto iniziando ad informare, per esempio, sul battesimo. E basta, quindi per quanto riguarda il matrimonio, diciamo che sono dell'idea che non è un pezzo di carta che fa se ci si ama davvero, si sta insieme volentieri. Comunque, per quanto riguarda noi, bene o male abbiamo una figlia che ci lega molto più di un matrimonio, quindi insomma non vediamo per il momento la necessità di sposarci, quindi non è in progetto, però valuterò di fare dei video, magari se vi possono far piacere, di coinvolgimento riguardo il battesimo. Detto ciò, raga, io ho finito i miei noodle, sono abbastanza sazia perché era un bel piattone. Spero di avervi tenuto un pochettino di compagnia e ci vediamo prestissimo con nuovi vlog, ovvero domani. Ciao!